In ricordo di Valerio Giannobile, della scomparsa di Valerio Giannobile, insomma, voi come associazione è il terzo anno che portate avanti questo progetto di donazione, un progetto di solidarietà. Quest'anno avete scelto una famiglia teramana. Spiegate il senso di questo progetto. Sì, come giustamente dicevi tu, siamo giunti alla terza edizione di questo progetto di solidarietà Un anno con Culone, nato con la volontà di onorare al meglio il ricordo di Valerio Giannobile, nostro amico scomparso nell'ottobre del 2016. Si tratta di un'iniziativa che anno dopo anno cresce sia in termini di raccolta fondi che di partecipazione da parte della cittadinanza, che in termini di legami stretti con il tessuto sociale del territorio. Quest'anno, dopo che alcuni tentativi erano andati a vuoto per cause di forza maggiore, siamo riusciti anche a collaborare con il Comune di Teramo, proprio attraverso il dialogo con gli uffici dell'assessorato alle politiche sociali. È stato individuato il nucleo familiare che sarà beneficiario di questo contributo di 1.200 euro. Un contributo che ci auguriamo che insieme ovviamente all'intervento anche delle istituzioni possa aiutare questa famiglia teramana ad uscire da una situazione di difficoltà temporanea ma comunque abbastanza grave e importante, in modo appunto che questo contributo serva per superare questo momento di disagio. Sarà donata un'automobile? Sì, il nostro contributo, diciamo che contribuirà all'acquisto, comunque alla messa a disposizione di un'automobile necessaria per questo nucleo familiare, in quanto c'è una ragazza che a seguito di un incidente stradale ha la necessità di fare delle terapie extra domiciliari e quindi necessita appunto di un'autovettura. Ringraziamo tutti coloro che in questi 12 mesi hanno reso possibile questa iniziativa con il contributo monetario e non, e ringraziamo anche il Comune che appunto da quest'anno ha collaborato a questa iniziativa indicandoci la situazione sulla quale andiamo ad agire.